poi questo arriva con la candela per risparmiare, ma no, è soltanto per dare una suggestione. In realtà si entrava proprio così con le candele nelle grotte di Lascaux, le grotte di Lascaux in Francia, la cappella Sistina del Paleolitico Superiore, 18-13.000 anni fa, come datazione. Anche Picasso le ha visitate, è uscito abbastanza scoraggiato, ha detto: ma allora io non ho inventato niente. Visto terzo sono... abbia scomunicato la cometa nel passato. Ma comunque, insomma, anche in epoca più recente, in epoca più positivista, nel penultimo passaggio della cometa di Halley, all'inizio del 1900, nel 1910, ci fu il boom di vendita di maschere antigas, perché si pensava, si credeva che il passaggio della Terra attraverso la coda della cometa avrebbe avuto conseguenze, saremmo morti tutti quanti asfissiati. Insomma, le comete sono accompagnate da questa fama sinistra, e la ragione è che comunque noi esseri umani abbiamo questo bisogno sempre di interpretare i segni che vediamo intorno a noi, appunto. Una cosa che ci è stata molto utile per la sopravvivenza, e quando vediamo un segno solitamente ci piace capire che cosa c'è dietro, molto spesso appunto giungiamo subito alle conclusioni, usiamo il sistema 1, e se vediamo la cometa la conclusione a cui giungiamo in genere è panico. Lo metto una piastrella, arriva un signore con una candela accesa, lo guarda per non dominarlo, poi esce fuori e dice: ho una visione che mi ha straziato il cuore.